E ciao Kiko, io sono Giona e... Ti interrompo subito perché se la tua domanda è... Giona, ma mentre fai questi video, tu li porti i pantaloni? Ma Kiko, ma tu mi... Ma scusa, ma mi hai visto come... Cioè, le... No, non li porto i pantaloni. Non li porto i pantaloni, sono ripreso fino a qua che di portare i pantaloni non me ne frega un cazzo. Come avrai letto dal titolo, oggi vediamo dei trucchettini belli sfiziosi proprio, dei trucchettini per i pantaloni. Sfiziosi che ti viene l'acquolina in bocca. Pronto, Kiko, andiamo, dai. Il trucco numero uno consiste nell'imparare a fare il risvoltino giusto, perché come ho già detto milioni di volte, il pantalone ha una vestibilità proprio, deve essere proprio bello, il pantalone deve essere bello, come tutto, è vero, sì, è vero, come tutto. Capisco anche però che non c'è sempre la possibilità di andare a farli aggiustare, accorciare, stringere da una sarta, soprattutto in questo periodo che... Quindi è importantissimo imparare a fare da sé il minimo che si può fare. Quindi il risvoltino è la minima, il minimo che puoi fare. Ci sono diversi, ovviamente, diversi tipi di risvoltino a seconda del tipo di scarpa che stai indossando. Perché se indossi uno stivaletto, magari fai un risvoltino più alto, ma non deve essere troppo largo perché se invece se no le proporzioni. È un casino, se magari hai voglia possiamo farne un video, possiamo, posso, perché tu non fai un cazzo. Posso farne un video dedicato, fammelo sapere se ti interessa, se no andiamo avanti. Nel secondo punto parliamo di lavare i pantaloni, o meglio di non lavare i pantaloni. Infatti il pantalone non è una t-shirt, non sta a contatto con le ascelle, con zone che puzzano e che sudano di continuo, a meno che tu non giri senza mutande. Ma spero che non sia questo il caso. Quindi il pantalone non c'è bisogno che lo lavi ogni volta che lo utilizzi, a meno che ovviamente non ti sei sporcato con le polpette al sugo della nonna, in quel caso sì, devi lavarli. Ma nel caso in cui li indossi, easy, senza fare niente di che, 3-4 volte tranquillo, vai tranquillo. Il trucchettino numero 3 è proprio... Oh, è una meraviglia, è una meraviglia. Quando ti capita di avere la zip che di continuo scende e tu sei... Scende e tu... Scende e tu c'è un trucchettino fantastico. Tutto quello che devi avere è un anellino, quello per mettere le chiavi. Quindi anellino. Mo' ti faccio vedere. Mo' ti faccio vedere. Kiko, tutto quello che devi fare è agganciare l'anello alla zip. E quando chiudi la zip, blocchi l'anello sul bottone. Così. Tiè. Tanto poi lo chiudi, l'anello non si vede più e stai fresco. Ti è piaciuta, Kiko? Il punto numero 4, per agevolare anche il punto numero 2, è tieni il paio di pantaloni fuori una notte. Per rinfrescarli un po'. Mi dici, Chicco, ma cazzo, mia nonna mi ha invitato a pranzo e ha cotto e ha fritto per 3 ore panzarotti. Io so, sembro una friggitrice, cosa fa? Metti una notte fuori, bello, l'odore se ne va, rimangono puliti perché non sono sporchi, hanno solo preso l'odore, rimangono un po'. Ritornano freschi, ritornano belli. Provaci, se non ci credi, provaci. Non è che sono qui a dire cazzo. Trucco numero 5 è uno di quei trucchi anche molto appetitosi. Perché? Perché ti permette di sapere se il pantalone è della taglia giusta, ti va bene, senza doverlo indossare. Ci sono due modi per poterlo fare. In base al tipo di fisico che hai, potrebbe funzionare meglio o peggio, ma se vuoi provare subito, basta che prendi un pantalone che sai che ti vada bene e provi subito a fare quello che ti dico. Subito. Allora, mettiamo caso che questo sia il pantalone in questione. Ok? Cosa devi fare? Devi abbottonarlo. Una volta abbottonato, ci metti il gomito dentro, così. Se è giusto giusto, quindi tu non devi piegare il gomito così, se è giusto giusto vuol dire che ti sta. Un altro metodo, lo prendi così dalle estremità, te lo metti attorno al collo così e se arriva giusto giusto, guarda, tac, vuol dire che è della tua taglia. Funziona alla grande, almeno con me funziona alla grande. Generalmente funziona. Ma prova, io, ragazzi, forza un po', guarda, mi sono tutta scombinata per colpa tua, guarda come mi hai dato i duri, guarda, guarda, madonna. E molto bene, Kiko, anche oggi i nostri compitini li abbiamo fatti belli, belli ordinati. Questi erano 5 trucchettini per i pantaloni che potrebbero molto, molto, molto facilmente tornarti utili. Se il video ti è piaciuto mi fa piacere, se l'hai trovato utile mi fa ancora più piacere. Kiko, che ti devo dire? Ormai l'iter si conosce, quindi campanella, tititit, cazzi mazzi, commenti, like, tutto quello che vuoi. Kiko, noi ci vediamo alla prossima e stammi bene. Madonna, mi sono scombinata tutta, mi devo anche rifare il trucco. Guarda, tutto il fard. Come si fa? Roger, arrivo, Roger.